Buonasera, bentrovati con la pagina sportiva. Primo piano per l'Arezzo che ha conosciuto un'altra giornata movimentata con numerose novità. Il servizio. Il cielo plumbeo caratterizza il momento che sta attraversando l'Arezzo, che si prepara alla partita con l'Uni Pomezia, oggi partitella di rifinitura. Sarà un Arezzo radicalmente cambiato rispetto a quello che abbiamo visto nelle ultime settimane, anche perché questa mattina hanno lasciato ufficialmente la società Amaranto i tre big, ovvero l'attaccante Foggia, il fantasista Strambelli e il difensore Lomasto. È arrivato Dora Diotto, attaccante di squadra Cagliari, transitato da Montevarchi, che ieri sera ha interrotto il suo rapporto con la società valdarnese. Naturalmente mancano dei giocatori per completare la rosa e da quello che sappiamo il DG Tromboni sta lavorando per cercare di poter dare a mister Mariotti altri elementi per poter meglio assortire delle scelte che oggi sembrano obbligate. Le voci dell'ultima ora parlano dell'esterno Ricchi, un giovane classe 2000 che milita nella Viterbese, e poi l'ultima ora parla dell'interesse verso l'attaccante dello Sporting Trestina Morlandi, che i tifosi dell'Arezzo conoscono molto bene, visto che 10 giorni fa Morlandi è stato protagonista di una bella partita proprio contro gli Amaranto, segnando anche una rete. Si tratta di un attaccante del 2000 molto forte fisicamente, se sono rose fioriranno. La notizia poi dell'ultima ora riguarda anche il cambio della guardia nel settore giovanile: non c'è più Roberto Muzzi, che è stato fra virgolette defenestrato, al suo posto è stato promosso Conto. Di più ne sapremo nelle prossime ore. È uno dei volti nuovi in casa del Montevarchi, si tratta di Giulio Giordani, 28 anni, punta centrale, che ha già esordito con la maglia rossoblu nella sfortunata partita di Chiavari. Giulio Giordani è uno dei nuovi arrivi in casa rossoblu. Quali sono le tue caratteristiche? Beh, sicuramente a livello caratteriale mi sento che posso dare una mano a questa squadra. A livello tecnico, magari a suon di gol, credo possa essere utile. Conosci bene il campionato di Serie C? Sì, negli ultimi anni ho sempre fatto la Serie D, anche se ho avuto esperienze anche in Serie C, però è comunque un campionato equilibrato in cui alla lunga possiamo dire la nostra. Arrivi in un momento un po' particolare tra sospensioni, gli ultimi risultati non sono stati quelli migliori. C'è la possibilità di risalire in classifica secondo te? Non è una possibilità, è un obiettivo fisso che abbiamo in testa, quindi credo che sia raggiungibilissimo. Che impressione hai avuto dei compagni di squadra? Beh, sicuramente tutti i ragazzi giovani e a disposizione per qualunque cosa, quindi diciamo che il gruppo può lavorare bene in vista dei prossimi impegni. Prossimo impegno, giocherete a Siena, già di per sé il nome dice tutto. Beh sì, creerà sicuramente dei stimoli importanti, quindi per affrontare questa sfida e fare il meglio. Parliamo adesso del calcio femminile, dove c'è il magico momento delle ragazze di Testini che ieri sera hanno battuto il Perugia nel derby. Sentiamo le parole dell'allenatore. Emiliano Testini, un successo arrivato in un derby da giocare, ma anche da vincere ovviamente, soprattutto da affrontare con dignità, come avevi detto alla vigilia, e oggi diciamo che le tue ragazze lo hanno fatto, conquistando 3 punti pesanti. Sì, una bella partita poi il derby, ripeto, al di là di tutto è un momento importante non solo per la squadra ma veramente per una città, e questa è la cosa più bella. Anche se è stato giocato dalla squadra femminile, però ho visto che c'era gente, c'era pubblico, c'era entusiasmo, e questa è la cosa che più ci fa piacere. E le ragazze erano un po' tese, molte di loro venivano proprio dal Perugia, quindi è una settimana, forse anche più, che la sentono la partita, la sentivano. Abbiamo sbagliato un po' di passaggi, però quello che contava era fare risultato. Abbiamo fatto 2 gol veramente belli, sono contento per quello. Dobbiamo continuare a lavorare e a star pronti, perché le partite sono sempre difficilissime. L'unica nota negativa in tutto questo è l'ammonizione di Orlandi, che poi perderemo nella prossima partita, però d'altronde questo è anche il calcio. Dobbiamo dire che però d'altro canto stai invece recuperando giocatrici, quindi nel girone di ritorno si spera che tu possa avere tutta la rosa a disposizione e per poter gestire al meglio ogni situazione.
Sì, le stiamo recuperando, speriamo di metterle in condizione il prima possibile, non è semplice perché comunque gli allenamenti non sono tantissimi, e qualcuno è fuori da tantissimo tempo, la Lulli ha giocato oggi il primo tempo, sono contento, era tantissimo che non giocava, ha fatto una buona gara purché quando c'è poi il derby, la tensione e tutto quanto non era semplice, la Carrozzo rientra dopo tantissimo tempo, la Ceccarelli ancora non sta al meglio, però ho cercato di ridare insomma condizione a un po' di ragazze che era tantissimo che erano fuori e speriamo di recuperarle il prima possibile al 100% per avere la possibilità durante questa seconda parte del campionato di sfruttarle tutte. Basket e Lamine SBA torna in campo domani sera a Livorno, il quintetto aretino cerca il riscatto. Torna in campo Lamine Scuola Basket Arezzo, i ragazzi di Marco Evangelisti saranno ospiti del Don Bosco Livorno, formazione che staziona all'ultimo posto del girone ma che esprime un potenziale tecnico sicuramente di caratura maggiore rispetto al quadro che la rappresenta, ma avversario a parte è la SBA che attualmente preoccupa, visto che è dall'inizio dell'anno che la squadra sembra avere perso lo smalto e la brillantezza dei giorni migliori, soprattutto è sotto canestro che ci sono i maggiori problemi. La sconfitta di Pisa di due settimane fa lo ha confermato. Contro l'Agliana domenica scorsa sono state troppe le battute a vuoto, serve una reazione ed è il momento di dimostrarlo. Tante le emozioni nella partita, parliamo di calcio a 5 tra Futsal ed Etabeta. La Futsal San Giovannese trova solo un punto in casa contro l'Etabeta Fano, subendo la rimonta ospite nel secondo tempo dopo aver chiuso in doppio vantaggio la prima frazione. Gran merito del 2-0 per gli azzurri va a Righeschi, autore delle entrambe le marcature, ma soprattutto vero e proprio leader in campo anche per i tanti giovani che mister Bearzi inserisce con costanza sul rettangolo di gara. Da parte opposta Ortolani, recuperato dopo il Covid per tre quarti del match, non concede nulla, anche se non viene sfruttata l'espulsione di Sabatinelli con un uomo in meno per i marchigiani, ma in un minuto tutto cambia attorno al 33esimo effettivo. Luca Palazzi accorcia le distanze e in ripartenza Giuliani fa 2-2. Assalto all'arma bianca di qui alla fine, ma un nuovo gol non arriva. Dopo le problematiche sanitarie, se non altro, adesso il turno di riposo per ricaricare le batterie. Manico ce n'è tanto perché ultimamente fisicamente stiamo calando tanto, ma penso che sia una cosa anche normale. Allenandoci due allenamenti in 20 giorni, non deve essere una scusa, non voglio che sia una scusa, però è normale che poi fisicamente stiamo calando. Tanto il bello dei bambini, come avere 2002, 2003, 2001 in campo, cosa bella della voglia, della cosa, c'è anche partite che stai vincendo 2-0, devi metterci dell'esperienza dentro. Sta girando così, sta girando, le prestazioni ci sono, la voglia c'è, oggi due gol sopra, e va bene, dai, dico un punto, portiamola a casa, cominciamo a ricamminare, stiamo facendo la corsa sul girone di andata, si riparte uguale, dai. Peccato, purtroppo alla fine siamo, secondo tempo siamo calati, ci è mancato un po' di energia, abbiamo avuto tanti problemi, però peccato, potevamo portarla in fondo. Cosa è cambiato tra quei tre quarti insomma del match e anche il dopo il 2-2 e quei pochi minuti in cui hanno rimontato e pareggiato? È cambiato che siamo calati di testa, di gambe e loro sono tutti fuori, questo è un campo molto piccolo, non c'è un secondo per rifiatare e quindi siamo andati un po' in difficoltà. Chiudiamo con la notizia relativa al tiro con l'arco, grande festa a Castiglione Fiorentino per Mattia Menditto che ha trionfato nell'arco olimpico master e ha conquistato il titolo di campione regionale indoor di categoria ragazza ai campionati regionali toscani indoor. E naturalmente sono arrivate le felicitazioni a parte della società per questo giovane atleta che è riuscito a ottenere questo significativo risultato. È tutto per lo sport, grazie per essere stati con noi, vi aspettiamo domani con Sabato Sport.